parte del Movimento Città Aperta. Accogliamo con un applauso i nostri ospiti. Che sono il professore Nicaso, che è uno dei più grossi studiosi della 'ndrangheta a livello mondiale e che appunto negli anni ha sviscerato tanti segreti di questa associazione, e il dottor Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro, uno degli artefici delle più importanti operazioni contro la 'ndrangheta in Italia. Noi del Movimento Città Aperta siamo molto orgogliosi di poter presentare questo libro, che è La storia segreta della 'ndrangheta, una lunga e oscura vicenda di sangue e potere dal 1860 al 2018. Siamo orgogliosi perché è un libro che parla di una storia che può sembrare lontana. La 'ndrangheta non è in Sicilia, non nasce in Sicilia, ma questo lavoro ci farà capire sia a livello storico sia a livello attuale perché è importante conoscere il fenomeno della 'ndrangheta e il fenomeno delle organizzazioni criminali in genere, e perché condizionano la nostra vita molto più di quello che noi pensiamo. Pensiamo che questo quindi possa essere anche un momento di crescita culturale anche della nostra città, e per questo motivo vorrei invitare il nostro sindaco, il dottore Roberto Materia, per un saluto iniziale. Grazie. Grazie, buonasera a tutti i presenti, buonasera e grazie a tutte le autorità civili e militari, un grazie a Città Aperta che ha proposto un evento significativo che io giudico per la città di Barcellona Pozzo di Gotto molto molto importante, e un saluto agli illustri relatori, professore Nicaso Nicaso, e il procuratore ormai famoso come tutti i procuratori, ma il procuratore, il dottor Nicola Gratteri, che sicuramente all'interno del libro descrive una delle tante piaghe all'interno di tutte quelle mafiosità che purtroppo, ahimè, nella nostra Italia esistono. E oltre a dare il saluto quindi della città, dei nostri concittadini, agli autori e al procuratore sicuramente rivolgiamo un grazie per essere qui questa sera a presentare La storia segreta della 'ndrangheta, un'opera che sicuramente tutti leggeremo e che sarà significativamente importante per capire meglio tutti i fenomeni mafiosi, come dicevo prima, della nostra Italia. Io concludo, procuratore, la nostra è una città che ahimè ha avuto un passato non buono, un passato che ha registrato le cronache dei maggiori media, è una città che grazie, e questo è un grazie ufficiale che voglio rivolgere a tutte le forze dell'ordine, dura, a tutti coloro i quali ogni giorno con dedizione, con professionalità danno e cercano di dare più sicurezza possibile a tutta la città e a tutto il territorio. Quindi oltre che ringraziare, ripeto, i magistrati, le forze dell'ordine, è una città, concludo, che tenta di rialzarsi e che nella trasparenza vuole continuare un tragitto nella legalità e dare ai cittadini quella tranquillità e quella crescita, soprattutto per le nuove generazioni, che meritano. Quindi, procuratore, grazie, grazie agli autori di essere a Barcellona Pozzo di Gotto. Io mi scuso se tra poco andrò via, ma è una giornata particolare, provengo insieme ad altri, come al procuratore Crescenti, alle forze dell'ordine, da un altro convegno. Il 25 c'è stato un anticipo nella nostra città della giornata internazionale della violenza contro le donne, c'è un altro impegno, avrò anche consiglio comunale, quindi mi scuserò se non rimarrò tutta la serata, però vi auguro una buona continuazione e godiamoci ciò che ci diranno i relatori. Grazie e buona serata. Sì, ringraziamo il nostro sindaco Roberto Materia
Prima di iniziare il dialogo con gli autori volevo invitare pure il dottor Crescenti, il procuratore della Repubblica del nostro Tribunale, e anche lui vorrà salutarci. Il microfono a lui. Sì, brevissimamente un breve saluto perché siete qui per sentire Nicola e non voglio rubare altro tempo. Ma quello che è stato detto sull'importanza della presenza di un evento che riguarda la mafia, sulla presenza di Barcellona, devo ribadirlo anche per conoscenza personale. Io ero in Calabria quando Nicola Gratteri era aggiunto a Reggio, io ero aggiunto al Tribunale di Palmi e seguivo, a volte anche in collaborazione, quello che era l'importanza del suo lavoro e l'emersione del suo lavoro. Ed ho seguito quella che era l'importanza del passaggio da un'attività giudiziaria magari impegnata ma fatta silenziosamente senza l'attenzione, al passaggio invece ad un'attività giudiziaria che ha portato la Calabria e il problema 'ndrangheta all'attenzione dei media e all'attenzione delle istituzioni. C'è stata una svolta in quel periodo, e che non soltanto ha dovuto a Nicola Gratteri, un po' a tutta una situazione particolare della procura di Reggio Calabria e delle procure calabresi in genere, che ha un po' ribaltato il fenomeno, nel senso che quella che era la forza dell''ndrangheta, quella che è di essere un fenomeno anche sotteso, quasi familiare e per questo sottovalutato, è stato portato a essere verificato come quello che era, cioè come la più importante forse associazione criminale in questo momento operante in tutto il mondo, non soltanto in Italia, per quello che è stato, con i fenomeni di traffici ed altro. La presenza di Gratteri, perché anche qui l'attenzione che deve esserci sul territorio, io ne sono testimone, è importante, perché come è stato detto e come purtroppo è, questo è un territorio che ha vissuto problemi di mafia e che purtroppo non possiamo abbassare la guardia. Quindi la presenza di Nicola e del professore Nicaso, con ancora una volta un libro che sarà certamente bello da leggere, perché poi il bello è questo, che tu ti devi appassionare alle cose, è importante, quindi un saluto a tutti. Grazie al dottore Crescenti. Direi di entrare subito in tema con quello che è il fil rouge di questo libro, cioè la storia appunto dell''ndrangheta. E volevo iniziare proprio col professor Nicaso per capire come è iniziata questa storia, cioè in quella parte magari meno conosciuta dalla fine del 1800 alla Seconda Guerra Mondiale, che cos'era l''ndrangheta, com'è nata e quali sono i passaggi che lei ritiene fondamentali da farci conoscere per poter legare a quello che è l''ndrangheta oggi. Allora, voi conoscete benissimo quello che è successo in Sicilia, soprattutto quando si parlava delle cosiddette province babbe della Sicilia. Per molto tempo noi ci siamo cullati sull'idea che da questa parte della Sicilia, grazie alla censazione di Cabras, c'era stato lo spezzettamento del latifondo e quindi si erano evitate quelle dinamiche che hanno poi dato vita a Cosa Nostra nella Sicilia occidentale, e per tanto tempo si è sottovalutata questa zona della Sicilia, che pure era una zona particolarmente caratterizzata da presenze mafiose che avevano anche avuto la capacità di stringere rapporti con pezzi della massoneria. Quando si parla di 'ndrangheta si parla esattamente della stessa cosa, cioè di un'organizzazione che nasce nella prima metà dell'Ottocento e che è stata lungamente sottovalutata. Quello che io e Nicola Gratteri abbiamo fatto negli ultimi 10-12 anni è stato un grande lavoro di scavo e di ricerca per cercare di dimostrare fondamentalmente qualcosa che non era mai stato detto o scritto. Quando noi siamo andati a scavare negli archivi per ricostruire la storia di questa organizzazione, abbiamo scoperto fondamentalmente alcune cose che vi sintetizzo. Già nella prima metà dell'Ottocento
soprattutto nelle carceri e nei bagni penali come quello di Favignana, c'è stata una sorta di convivenza tra criminali siciliani, campani e calabresi con dissidenti politici. In quell'ambiente è nato un po' il mito, i riti legati a queste organizzazioni criminali, i miti di fondazione, ma soprattutto si sono cominciate a saldare alcune amicizie. Finora si pensava che soltanto a Palermo, con Maniscalco, che assoldava i criminali, Maniscalco era il capo della polizia borbonica, si pensava che soltanto il ministro Liborio Romano avesse assunto Tore De Crescenzo, il boss più importante della Camorra, a guidare la polizia a Napoli prima dell'arrivo di Garibaldi. Noi scopriamo che anche in Calabria un boss che aveva ucciso due sacerdoti che avevano deciso di sfidare il potere di quella che allora si chiamava picciotteria e non 'ndrangheta, viene assunto per guidare la Guardia Nazionale nel periodo di transizione tra il Regno Borbonico e l'Unità d'Italia. Nel 1869 scopriamo che anche in Calabria, dove si scioglie il primo Consiglio Comunale della storia, gli 'ndranghetisti, che all'epoca erano guidati da Francesco De Stefano, un avo degli attuali De Stefano, vengono coinvolti dai maggiorenti della città per frenare e fermare l'avanzata del movimento borbonico clericale. E quindi vi ho detto queste cose per farvi capire come la storia d'Italia è fortemente caratterizzata dalla presenza delle mafie, perché le mafie sono servite per conquistare e mantenere potere. E quelli che noi abbiamo in un certo senso identificato come ladri di polli, perché tali erano, almeno nella prima metà dell'Ottocento, sono stati riconosciuti socialmente e legittimati dalle classi dirigenti del nostro paese. È stato così con la Camorra, è stato così con la mafia siciliana, è stato così anche con l''ndrangheta. E quindi ci sono tante cose in comune che ci fanno capire l'importanza di queste organizzazioni, ma soprattutto la sottovalutazione di queste organizzazioni nel corso della storia, perché queste organizzazioni sono state utilizzate e sono diventate governo del territorio. Oggi tutti quanti diciamo sono diventate classe dirigente, sono diventate governo del territorio perché sono riusciti ad infiltrarsi nelle istituzioni, perché sono stati legittimati, perché sono entrati in quei centri di potere che hanno tradito quelli che erano i principi della massoneria per diventare appunto lobby e centri di spartimento del potere, e diciamo che sono delle cose nuove che fanno parte di quella che è la nuova mafia. Mentre se invece si torna indietro e si scava negli archivi, noi scopriamo questa grande continuità che ha sempre caratterizzato le mafie, perché vedete, le mafie sono diventate quello che sono non perché con la violenza sono riuscite ad affermarsi, ma perché qualcuno li ha legittimati, li ha riconosciuti, li ha utilizzati per gestire denaro e potere. Parleremo più avanti di altri aspetti, però un altro aspetto importante e significativo che noi abbiamo cercato di spiegare in un altro libro, Fiumi d'oro, è appunto quella capacità relazionale delle mafie che oggi riescono, come nel caso dell''ndrangheta, a gestire enormi profitti, ma per investire questi profitti hanno bisogno di competenze specifiche, e spesso sono professionisti consapevoli
che vivono magari al centro nord, che prestano il fianco e che investono e riciclano il denaro delle organizzazioni criminali. Quindi quando noi parliamo di organizzazioni criminali non dobbiamo immaginare soltanto delle persone violente, delle persone capaci di utilizzare la violenza, ma dobbiamo pensare e capire che ci sono attorno a queste organizzazioni tante persone che prestano il fianco e che le aiutano ad andare avanti, ad avere successo. Qui tra l'altro ci sono alcuni colleghi, ma anche studenti di dottorato che con me hanno seguito dei corsi in California, e quando io, non a loro ma ai colleghi americani, ho cercato di spiegare che cos'è la mafia, ho utilizzato una formula chimica, perché vedete, i due atomi di idrogeno rappresentano la violenza che è comune a tutte le organizzazioni criminali, ma quello che fa la differenza è l'atomo di ossigeno, e l'atomo d'ossigeno glielo danno spesso persone estranee all'organizzazione, gente che continuamente, quotidianamente legittima e riconosce socialmente queste persone che dovrebbero rimanere ai margini e che invece sono diventate classe dirigente. Grazie professore. Sì, infatti leggendo proprio questa fase della storia dell''Ndrangheta mi ha colpito una cosa in particolare rispetto anche a altre organizzazioni criminali, cioè che i cognomi delle famiglie dominanti di quei secoli, perché parliamo di due secoli fa, sono gli stessi cognomi delle famiglie dominanti di oggi. E mi ha colpito anche un'altra cosa, questa magari più tradizionale, però il fatto che a fianco, sotto questi capi, non ci sia mai stata difficoltà a reclutare i cosiddetti picciotti, cioè gente disposta a sacrificarsi anche per questi capi, perché i picciotti sono i primi magari a essere arrestati, a fare parte, a subire le faide, le guerre che ci sono. E quindi volevo chiedere al procuratore, al dottore Gratteri, cosa trovano, perché trovano conveniente affiliarsi queste persone, che vantaggi si aspettano dall'affiliazione e ovviamente cosa si può fare per renderlo meno conveniente. È collegata al primo argomento, la mia curiosità è come fanno queste famiglie a tramandarsi da secoli un potere criminale che nessuno è riuscito a scalfire. Beh, intanto dobbiamo dire che se le mafie oggi sono così forti, così potenti e anche ricche, la responsabilità maggiore è della classe dirigente, la responsabilità maggiore è dell'aristocrazia, dei latifondisti che nell'Ottocento, che all'inizio del Novecento hanno pensato strumentalmente per farsi la guerra tra centri di potere di usare quelli che all'epoca erano dei picciotti, poi nell'evoluzione sono diventati 'Ndrangheta. Perché se noi ad esempio a proposito di cognomi pensiamo a Francesco De Stefano, Francesco De Stefano, avo degli attuali De Stefano di Reggio Calabria, che comandano mezza Reggio Calabria e un pezzo della provincia di Milano. Perché si tramandano? Perché all'interno dell''Ndrangheta vi è un codice, vi sono delle regole molto dure, crude, asciutte. Un'impostazione di filosofia criminale è diversa rispetto ad esempio alla Camorra. La Camorra è la prima mafia che è nata in Italia, ma se un giorno dovessero sparire le mafie, la Camorra sarà la prima mafia a sparire. Perché? Perché la Camorra ha un approccio leggero, ha un approccio superficiale, mentre ad esempio quella che in modo ortodosso, duro, rigido, osserva e fa osservare le regole dell''Ndrangheta. Quindi la durezza nell'arruolamento, il dover fare un tirocinio che dura un anno e mezzo, il criterio di selezione,
che è abbastanza duro, perché chi porta, l'ndranghetista che porta al cospetto del capo locale il contrasto onorato, cioè il noi tutti qui dovremmo essere contrasti, cioè gente che non ha nulla a che vedere con l'ndrangheta. Il contrasto onorato è una persona invece che aspira, che ambisce ad entrare a far parte dell'ndrangheta. Quindi fa un tirocinio, un giovane fa un tirocinio di un anno e mezzo. Il criterio di selezione qual è? Ad esempio, noi diciamo l'ndranghetista, cioè quello già fatto, che può avere la dote ad esempio di sgarrista, di camorrista, dice: stanotte dobbiamo mettere una bomba alla caserma dei carabinieri. E il giovane dice: ma perché dobbiamo mettere la bomba? Che già questo è scartato. Dice: guarda, vedi quello con la maglia rossa, domani non ci deve essere più. E lui, il giovane, domanda: ma perché lo dobbiamo uccidere? Che ti ha fatto? Quello è già fuori. Quindi perché è importante la selezione? Perché il selezionatore, se poi sbaglia, se il giovane poi diventa, è un mollaccione, diventa ad esempio un collaboratore di giustizia, chi lo ha portato al cospetto del capo locale per essere battezzato da contrasto onorato come picciotto liscio, ci rimette con la vita. Se gli va bene viene posato, cioè vuol dire messo in sonno come per i massoni, gli viene abbassata la dote, che so, da sgarrista scende a camorrista, non lo si fa partecipare alla riunione di 'ndrangheta per 6 mesi, un anno, però perde di prestigio. Quindi il criterio di selezione, già questo criterio di selezione affascina i giovani. Io giovane curioso voglio sapere cosa c'è dietro quella parete, e quindi il mito, il segreto, il sentirsi poi importanti e protetti, soprattutto quando si proviene da una situazione culturale molto bassa. Ma a un certo punto si pensa, se che si diventa ricchi, dici: entro nell'ndrangheta così divento non solo potente, ho potere, nessuno mi può toccare, perché se toccano me toccano l'organizzazione, ma divento anche ricco, vedi a quello che ha la macchina da 80.000 euro, non capendo che la ricchezza delle mafie è nelle mani del 3-4%, nelle mani solo dei capi mafia. E però l'ignoranza, il racconto, le favole. Io ad esempio, quando vado nelle scuole, infatti parlo di convenienza, cioè proprio per spiegare, per rompere questo mito che i mafiosi sono ricchi, che i mafiosi sono potenti, che i mafiosi sono felici perché vengono presi dal delirio di onnipotenza. È tutto falso. Nelle famiglie di 'ndrangheta c'è grande tristezza. Sono 2 o 3 di loro che vengono ammazzati, 2 o 3 di loro che sono detenuti, latitanti. C'è grande tristezza, cioè non, anche nelle famiglie dei capi mafia, cioè non valutate il luccichio del denaro, non giudicate, non valutate la macchina di lusso. E poi comunque la macchina di lusso, il palazzo, poi le attività di riciclaggio sono in mano ai capi. Ed infatti, ad esempio, dico quanto guadagna un corriere di cocaina. Mettiamo un ragazzo, un giovane che parte da Reggio Calabria per portare 5 kg di cocaina a Palermo, 5 kg di cocaina a Milano o a Torino. Dico a Palermo, non è un esempio casuale, perché purtroppo ai noi l'ndrangheta all'ingrosso fornisce Cosa Nostra, e sia palermitana sia catanese sia la camorra, da almeno 25 anni la rifornisce all'ingrosso di cocaina. Ma io dico, un giovane che porta 5 kg di cocaina guadagna 1.000, massimo 2.000 euro, 1.500 euro. E quindi questo giovane fa tanti viaggi, fa 6, 7, 8 viaggi. E quando arriva a Milano va in un ristorante di lusso, prende la lista dei vini e ordina il vino che costa di più. Lui non capisce qual è il più buono, ma vede quello che costa di più.
e poi prende il piatto che costa di più, poi la sera va con una prostituta che gli costa 400 euro. Ma non è questo che lo fa godere. Il godimento suo sarà quando tornerà nel paese dove ci sono i ragazzi sul muretto e raccontargli, vedere questi ragazzi con gli occhi fuori dalle orbite che guardano lui che raccolta tra queste gente, perché lui è stato furbo, è stato intelligente, perché è riuscito a fregare gli sbirri. Gli sbirri sono stupidi, non capiscono niente, io li ho fregati. E quindi c'è questa eccitazione, questa emulazione, e si fanno tanti viaggi. Nel frattempo c'è, questo giovane si compra la Mini, l'Audi A3, la 500 Abarth e poi gira attorno ai DJ per adescare qualche ragazza, per corteggiare, si vesterà firmata e farà in modo che si veda la firma, cioè l'eleganza sua è far vedere la firma, perché è rozzo, è ignorante. Quindi, non avendo cultura, per lui è importante che si veda che è firmato. E poi va davanti al bar e in modo scientifico, quando entrano le persone, lui deve pagare. Quando paga, non toglie la banconota da 10 euro o da 20 euro, ma a 300 euro. 300 euro deve cacciare, perché devono vedere che lui è potente. Cioè, deve abbagliare queste persone. Se una ragazza non è ben strutturata, ci casca, vede la sistemazione, vede la possibilità di realizzare, di sistemarsi. Dopo tanti viaggi, 8, 10, 20 viaggi, quello che lui pensava lo scemo dello sbirro, fa fare un controllo casuale, perché noi già da 2 anni lo stiamo intercettando. E troviamo nel doppio fondo, nei pannelli, nella ruota di scorta, in tutti i modi dove si può nascondere la cocaina, troviamo questa cocaina. Quindi lui viene portato al carcere di Barcellona, di Bologna d'Ozza, a Bologna. Portato lì gli crade il mondo addosso, è la prima volta che entra in carcere. Quindi è depresso, è triste. È il momento più delicato dal punto di vista psicologico, è il momento in cui lui crolla, potrebbe crollare e quindi diventare collaboratore di giustizia, ma ci pensa l''Ndrangheta, gli manda subito un avvocato. Una volta partivano gli avvocati da Calabria per andare al nord, ora già sono lì, in ogni regione, ogni famiglia di 'Ndrangheta ha i suoi referenti. In quel caso l'avvocato non è il difensore del ragazzo, ma il cane da guardia del ragazzo. Il compito sarà quello di dire: non ti preoccupare, stai tranquillo, ti saluta compare Peppe, ti saluta compare Ciccio, tu da qui esci, non ti preoccupare, stai tranquillo. Nel frattempo il contabile, che è quello che tiene la cassa, la bacinella, dove si detengono parte dei proventi dell'attività illecita, che serve una sorta di mutuo soccorso, nel frattempo gli mandano attraverso i familiari 80-100 euro al mese, ma questo nella fase fino a quando la sentenza non diventa definitiva, in modo per dire: stai tranquillo, noi non ti abbiamo abbandonato, tu sei nei nostri cuori. Ma poi cosa succede? Quindi lui a casa c'è una giovane sposa con 2 bambini di 1 anno, di 3 anni, e queste donne sono delle vedove bianche. Sono delle donne che per vivere si nutrono di psicofarmaci. Noi abbiamo dei dati certi che nei paesi a più alta densità mafiosa c'è il più alto consumo di psicofarmaci, perché queste donne sono delle donne pazze, perché sanno perfettamente di aver buttato la vita alle ortiche, sanno perfettamente che non si possono separare, non possono fare le corna al marito perché vengono controllate dai parenti del marito, e quindi si stordiscono con psicofarmaci. Questa è la vita, questo è quello che avviene all'interno delle famiglie di 'Ndrangheta. Ma poi cosa succede a questo giovane? Perché se noi ci fermiamo alla detenzione di stupefacente, lui rischia al netto 2 anni di carcere.
Ma poi dopo 2 o 3 mesi gli arriva un'altra ordinanza di custodia cautelare, questa volta per associazione a delinquenza e traffico stupefacenti. Quindi la prospettiva cambia, la pena va da 20 a 30 anni. E mettiamo il caso in cui il giovane è incensurato, entra per la prima volta in carcere, chiede di essere giudicato con rito abbreviato, quindi un terzo in meno della pena, al netto si farà 10 anni di carcere. Cioè i 10 anni più belli della sua vita, che sono, mettiamo, 30 anni, da 30 a 40, da 25 a 35, sono gli anni più belli della vita. Gli anni più belli della sua vita lui li trascorrerà in carcere, quindi si sbatterà la testa nel muro. Ha capito di essere stato usato. Non può parlare, se parla deve parlare prima dei suoi parenti, poi degli amici, poi dei nemici. Questa è la vita. E poi faccio sempre l'esempio dell'idraulico, no? Quindi a sto punto un corriere di cocaina guadagna quanto un idraulico. E la differenza qual è? Che il corriere di cocaina rischia quello che vi ho detto sinora, o rischia di essere ammazzato. O alle 3-4 di mattina che lo vanno a svegliare i carabinieri o gli fanno perquisizioni o lo arrestano. E l'idraulico cosa rischia? Rischia che ogni 4-5 lavori uno non glielo paghino, glielo bidonano. Lui si arrabbia, magari bestemmia, si sfoga con la moglie, grida con la moglie, ma poi il giorno dopo gli passa. Quindi non pensate che si diventa ricchi facendo i delinquenti. La ricchezza è nelle mani dei regnanti e nei rimani dei capimafia. Gli altri sono gli stolti, gli idioti, gli stupidi, portatori di acqua al pozzo del capo locale. Grazie. Grazie al dottore Gratteri che ha tratteggiato benissimo quello che è il retroterra della cultura che fa proprio da base a quella che è l'associazione mafiosa e dell''ndrangheta in particolare. E questi fenomeni, diciamo, sono conosciuti da tanto tempo. Mi sono appuntato un paio di cose che mi hanno colpito nella lettura del libro. Una di queste è una sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 79 che diceva proprio questo: le cause di questo fenomeno vanno ricercate nella miseria della Calabria, nella carenza di valide strutture democratiche, nella utilizzazione da parte di alcuni esponenti politici della parte peggiore dell'organizzazione delinquenziale ai fini elettorali. 50 anni dopo, 60 anni dopo, nello studio della mafia che si è sviluppata, come abbiamo visto, anche in altre regioni d'Italia, gli autori ci dicono che quella stessa mafia che veniva considerata un fenomeno esclusivamente legato alla povertà, al sottosviluppo, favorito da un ambiente culturalmente arretrato, si è espansa e diffusa anche in quei territori che ritenevano di avere gli anticorpi sociali per resistere a ogni forma di infiltrazione mafiosa. Ecco, vorrei chiedere al professor Nicaso come è avvenuto questo e se è vera quella che può essere la mia percezione, che in questi due passaggi c'è proprio il segreto della storia dell''ndrangheta, cioè la capacità di adattarsi ai cambiamenti senza rinunciare alle proprie radici. La famosa frase "l''ndrangheta è una", che è quello che appunto ha permesso di, come diceva il dottore, a quei pochi di godere la ricchezza e di lasciare le briciole alla Calabria e in Calabria. Cioè l''ndrangheta può esistere solo se ha le radici nella Calabria? No, io faccio un preambolo. Io dico sempre di essere nato sullo stretto di Messina perché mio padre era siciliano e mia madre calabrese. Quindi conosco abbastanza bene queste due regioni per poter dire senza tema di smentita che siamo stati fortunati ad avere questa storia, questa geografia, questa grande bellezza che caratterizza queste due grandi regioni. Il problema è che purtroppo abbiamo sempre delegato il governo del territorio a faccendieri e a gente che non ha avuto mai cura del nostro territorio. In Calabria e Sicilia bisognava partire dalla storia e dalla geografia, perché una storia e una geografia unica che avrebbe dovuto garantire benessere e ricchezza a queste due regioni proprio per la particolare
storia e geografia del territorio, ed invece sono sempre state gestite con logiche clientelari, sono sempre state gestite purtroppo da centri di potere, e di centri di potere la forza dei centri di potere è direttamente proporzionale alla povertà e al bisogno del territorio. E noi abbiamo avuto sempre persone che hanno mantenuto questo territorio soggetto sempre al condizionamento. Quando io ero bambino, essendo mio padre siciliano ed essendo nato in Calabria, la gente mi diceva: a cui apparteni? A chi appartengo? Non appartengo a nessuno. Come faccio a spiegarti chi era mio padre, visto che è morto quando io avevo 4 anni e non era neanche del territorio? E questa frase me la ricordo sempre con ossessione, perché era la frase che io mi rifiutavo di sentire tutte le volte che qualcuno mi dava un passaggio per andare a scuola, mi incontrava per strada. L'idea di appartenere a qualcuno, ecco, questo è stato secondo me il grande problema del nostro territorio, di queste nostre due grandi regioni. L'idea che noi abbiamo dovuto sempre appartenere a qualcuno, l'idea che per avere che i diritti siano diventati quasi frutto di logiche di scambio, quando invece dovevano essere diritti, i doveri dovevano essere doveri, ed invece abbiamo trasformato tutto in qualcosa che ha a che fare con il bisogno, con la necessità di dover chiedere, perché c'è sempre stato qualcuno che ha dovuto dare e ha dovuto selezionare e ha dovuto dire: questo lo do a questo piuttosto che a quest'altro. Quando noi avevamo tutto per poter essere i primi, avevamo tutto per poter vivere senza bisogno di nessuna miseria. Eppure siamo sempre stati governati, ci siamo sempre fatti governare da gente che non ha avuto grande interesse per il nostro territorio, e noi non ce la possiamo prendere con nessuno, perché ci sono delle responsabilità che sono nostre e solo nostre. Ecco, con questa logica le mafie sono riuscite a diventare classe dirigente, perché vedete, si sono agganciate a quei politici. Non generalizzo, ci sono tanti uomini per bene anche in politica, come in tutte le professioni, però ci sono tanti politici che non hanno avuto a cuore il territorio e che per poter essere eletti sono scesi a compromessi. Vedete, se noi oggi dovessimo ricostruire la storia della mafia e dell''ndrangheta, ci sono stati momenti in cui i mafiosi e gli 'ndranghetisti andavano a trovare i politici e bussavano alle porte dei politici con i piedi, perché le mani ce l'avevano impegnate, perché avevano qualche capretto, avevano qualche coniglio, e dovevano bussare con i piedi per chiedere piccoli favori, perché la politica era all'epoca ancora una sorta di agenzia nella gestione del consenso, delle risorse, dei favori. Oggi invece quello che emerge sempre di più in Calabria come in Sicilia, che a scomodare i mafiosi sono certi politici. Sono certi politici che non si fanno nessuno scrupolo. Io ricordo un'indagine con una intercettazione anche ambientale di un politico che addirittura si era messo un cappuccio per non farsi vedere, perché stava entrando dal politico, e tanti che invece entravano con una sfacciataggine incredibile da destra a sinistra senza nessun problema, perché vedete, l''ndrangheta come la mafia, almeno la mafia degli ultimi tempi, non ha discriminazioni ideologiche, cioè vanno a destra, vanno a sinistra, vanno, non stanno mai all'opposizione. E quindi è facile, se la logica è quella dell'interesse, se la logica è quello del costo e del beneficio. Perché vedete, le mafie al nord, noi hanno sempre detto che il problema è un problema legato a noi, che siamo fatti male,
che la mafia è un problema legato all'ambiente, è legato al territorio, perché noi siamo mafiosi fondamentalmente nella testa. Quante sciocchezze sono state dette, il contagio, ci hanno raccontato la storia del soggiorno obbligato, del confino di polizia, del fatto che noi siamo andati ad infettare territori che erano sani. E invece non è vero niente, perché se voi andate a fare un'analisi per capire il radicamento delle mafie collegato al soggiorno obbligato, al confino di polizia, scoprite che nei posti dove sono andati i mafiosi, gli 'ndranghetisti, non è che poi sono nate delle strutture locali. La mafia si è radicata al nord, come in tanti altri paesi del mondo, quando è riuscita a diventare agenzia di servizio, perché per esempio è riuscita a garantire servizi come il trasporto degli inerti, la manodopera a basso costo, ad imprese del nord che volevano minimizzare i costi e massimizzare i profitti. Quindi anche al nord li hanno legittimati, e con la logica della funzionalità reciproca. Io sono mani che si stringono, non contagio il virus e tutte quelle tutte quelle cose che ci hanno sempre raccontato, no? Anche in America l'idea della alien conspiracy, della cospirazione aliena, che siamo stati noi ad infettare, invece oggi scopriamo che erano i centri di potere come Tammany Hall, la macchina elettorale del Partito Democratico, che agli inizi del Novecento a New York, in cambio di manodopera a basso costo, in cambio del voto degli italiani, garantivano licenze per la gestione delle taverne, e le licenze erano i centri di accoglienza, perché servivano anche per sfruttare la prostituzione, per il gioco d'azzardo e per tante altre cose. Dovete immaginare queste logiche, perché se voi andate per esempio a vedere quello che è successo negli Stati Uniti per quanto riguarda il radicamento della mafia, noi abbiamo in mente la mano nera, una cosa che non è mai esistita, che è una costruzione mediatica ed ideologica, era una tecnica estorsiva. Ma se voi andate a vedere l'elenco dei deputi, dei vice sceriffi, cioè il potere politico nominava lo sceriffo e lo sceriffo poteva nominare i vice sceriffi, se voi andate a vedere l'elenco di tutti i vice sceriffi che ci sono stati nello stato di New York, trovate che sono tutti quanti mafiosi, tutti quanti 'ndranghetisti, proprio per questo tipo di logica, perché col sistema del caporalato, che si chiamava padrone system, questi qua garantivano manodopera a basso costo alle grandi società che avevano bisogno di costruire ferrovie, e in cambio che cosa davano? Licenze per gestire le taverne, e siccome gestivano anche le forze di polizia locale, questi dicevano non andate là, andate a colpire quest'altri. Queste sono le logiche, quindi non si parla mai, non si dovrebbe parlare di contagio, perché vedete, per comprendere le mafie bisogna spazzare via tutte le interpretazioni culturaliste. Per capire le mafie bisogna utilizzare un principio semplice, quello dei costi e benefici, è un principio economico. C'è una rilevanza economica della violenza ed è grazie a questo che le mafie si sono affermate, e grazie naturalmente alla capacità relazionale. Chi ancora crede che le mafie al nord si siano affermate perché le abbiamo portate noi, si sbaglia di grosso. Perché queste persone che sono andate al nord dovevano restare ai margini e sarebbero rimaste nei margini se al nord ci fossero stati gli anticorpi. Il problema è che non ci sono anticorpi. Probabilmente ci sono anticorpi culturali, ma non anticorpi economici. Chi gestisce un'impresa se ne frega se il servizio per il trasporto degli inerti glielo dà la persona onesta o la persona disonesta. La persona disonesta magari gli fa il 30% di sconto, che me ne frego. E questa è la logica che ha portato le mafie al nord, non quelle fesserie che ci hanno raccontato sul contagio, sul soggiorno obbligato, sul confino di polizia, facendo passare il sud come se fosse il ricettacolo di tutti i criminali. Perché poi se noi andiamo ad analizzare la storia, scopriamo che c'è la mafia al sud, che la mafia è nata al sud, che è nata in Sicilia,
ma dovremmo ricordare ogni tanto che anche l'antimafia è nata al sud, anche l'antimafia è nata in Sicilia. Grazie professore. Riconducendomi a quello che diceva il professore sulla gestione del territorio, sui rapporti con la classe dirigente, con la politica, di cui anche lei prima parlava, ci sono tanti esempi nel libro, da, appunto dal 1860 veramente in poi, di questi legami. E c'è una frase del sindaco di San Luca del 1966 in cui dice: in San Luca non si è mai sentito parlare di società mafiosa. Ora appunto abbiamo visto che ci sono tanti episodi di incontri con i politici e poi le conclusioni a cui si arriva, che un professore ha accennato, sono quelle che prima l'ndranghetista andava a chiedere il favore al politico di turno e oggi sono i politici che vanno a cercare i capi mafia per avere i pacchetti di voto. Rispetto al 1966 ci sono ancora istituzioni, amministrazioni, politici in Italia, anche in Europa e nel resto del mondo, visto che è diffuso in tutto il mondo, che negano l'esistenza dell'andrangheta nel loro territorio? Se sì, perché tendono a minimizzare questo fenomeno? E di contro, cosa può fare un amministratore che vuole fare le cose per bene per contrastare la criminalità organizzata? Allora, intanto la devo correggere, dobbiamo aggiornare il dato che i politici vanno dai mafiosi, dai capi mafia, a chiedere pacchetti di voti in cambio di benefici. Dobbiamo aggiornare questo dato, perché siamo andati oltre. Nelle ultime indagini ci è capitato di vedere, di dimostrare che l'andrangheta che sceglie i candidati, e anzi in un'occasione, in un'indagine recente dove abbiamo arrestato e abbiamo ottenuto un'ordinanza di custodia cautelare per 169 persone, l'andrangheta aveva scelto due candidati, tutti e due i candidati erano andranghetisti. A un certo punto, in base ai loro ex poll, avevano visto qual era quello che era più avanti, favorito, hanno chiamato l'altro e gli hanno detto: guarda, appoggiamo questo, tu ti metti da parte, poi ci ricorderemo di te, poi penseremo, ci saranno altre opportunità per te. Quindi siamo andati oltre, abbiamo superato il muro del voto che si sposta a destra o a sinistra. Siamo nella fase in cui l'andrangheta programma le liste, programma i candidati. Ed infatti, ad esempio, quando voi vedete sempre più si sciolgono i comuni per infiltrazioni mafiose, questa è una tendenza, un trend che andrà ad aumentare. Negli ultimi due anni c'è stata un'impennata incredibile in Calabria di comuni sciolti per mafia, ma questa, cioè, la tendenza è ad aumentare. E allora sono certi puristi del diritto, ma anche furbastri del diritto, che dicono: ma noi non possiamo continuare a vedere questi comuni sciolti per mafia, perché se c'è una sola mela marcia che ha preso i voti dell'andrangheta o da Cosa Nostra o dalla Camorra, perché deve cadere tutta la giunta? Si toglie questa mela marcia e al suo posto entra il primo dei non eletti. Bella comodità, no? Quindi io che faccio? Io organizzo una lista, metto là dentro scientificamente, perché in un paese di 10-15 mila abitanti, dove tutti ci conosciamo, nessuno può dire io non sapevo, il sindaco che viene appoggiato dalla lista A vede i nomi della lista A, sa perfettamente che quella ragazza di 24 anni, quel ragazzo di 18 anni, di belle speranze, che si batte il petto per la legalità, per la giustizia e per cambiare il volto del paese, sa perfettamente il candidato sindaco, che quella ragazza di belle speranze in realtà è l'espressione, perché la Commaruccia,
del capomafia, anche se non è il parente, se non è la nipote, è la Commarucci, perché l'ha tenuto in braccio quando è nata. Quindi non c'è nessun rapporto di sangue, nessun vincolo di sangue, ma c'è un rapporto di comparati. E allora bella comodità. Io dico esattamente il contrario, io dico che così com'è la norma sullo scioglimento dei comuni, sul commissariamento dei comuni dopo lo scioglimento, non va bene, non funziona. Nel senso che noi non possiamo più tollerare un commissario prefettizio a scavalco, non possiamo più tollerare che un commissario prefettizio vada in un comune 3 giorni a settimana. Il commissario prefettizio, i commissari prefettizi, la terna commissariale deve stare tutti i giorni e sostituirci perfettamente al sindaco e anzi fare molto di più, in modo tale che il popolo bue non abbia nostalgia del sindaco mafioso o del sindaco faccendiere. Quindi noi dobbiamo dare risposte in termini di efficienza, di risposte, non congelare, non paralizzare la vita amministrativa di un comune e anzi andare ancora oltre, avere il potere di annullare le delibere fatte dall'amministrazione collusa, dall'amministrazione corrotta, annullare tutte le delibere, soprattutto in termini di assunzione, perché noi ci siamo trovati in Calabria dove il comandante dei vigili urbani era la figlia del capomafia e quindi il commissario prefettizio si doveva interfacciare con la figlia del capomafia per gestire la sicurezza, per gestire la viabilità, eccetera, tutto quello che fanno i vigili urbani. Ma volevo dire un'altra cosa, c'è un'altra tendenza, un altro pensiero che sta prendendo piede al sud e in Calabria in particolare. Ci sono centri di potere filosofici, no, è una parola troppo grossa, centri di potere anche politici che sono alla ricerca, stanno cercando di riunire i cosiddetti intellettuali, scrittori, poeti, navigatori, ai quali si dice: ma noi non possiamo stare qui in Calabria, qui in Sicilia, a pensare, a vedere questi che ci criminalizzano, che scrivono libri sulla mafia, articoli di giornale, in questo modo criminalizzano il Sud. Il Sud non è mafia, il Sud è il sole, le coste, il mare, l'aria pulita, qui non succede niente, non ammazzano nessuno, non si sparano le serrande. Perché si dipinge la Calabria in questo modo? Noi dobbiamo fare un movimento culturale, noi dobbiamo riscrivere la storia della Calabria, perché la Calabria è stata derubata. Ci hanno preso tutto e se lo sono portato al nord. Cosa ci hanno preso? Cosa avevamo? La fame? Ci hanno portato tutto. Noi siamo... E quindi si legge tutta questa parte della vittima, dei perseguitati, eccetera. E allora dico, scusate, tutte le coste devastate dall'abusivismo edilizio che ci hanno fatto i nordici e tutte le fognature abusive che facciamo con lo scarico diretto a mare per avvelenare i nostri mari, che l'hanno fatto gli altri, e tutte gli allacci abusivi della luce che li ha fatti gli altri, e tutta la spazzatura che buttiamo, le discariche abusive, chi li ha fatti? Quindi noi descriviamo, e tutta la cocaina che sequestriamo al porto di Gioia Tauro, chi ce l'ha portata? I piemontesi? E tutti i supermercati costruiti con i soldi della cocaina che poi con quei soldi che ci servono per riciclare i soldi, quei soldi? E il fatto e gli studi che fa ad esempio Eurispes, che ci dice che la sola presenza delle mafie al sud
ci costa il 9% di PIL, cioè noi abbiamo il 9% in meno di ricchezza rispetto ai centri, non solo per causa delle mafie. E quindi cosa andiamo a riscrivere? La storia dei perseguitati, degli sfruttati da parte del nord nei confronti del sud? Sì, certo, abbiamo subito dei torti. Certo, il governo centrale ha fatto delle leggi stupide che hanno favorito le mafie, questo sì. Ad esempio, quando c'è stato il terremoto del 1908, che ha distrutto mezza Reggio e mezza Messina, 100.000 morti, c'è stata una legge stupida. Cioè, quando il governo centrale, per tenere buoni queste due popolazioni, ha disposto 100 milioni di lire per ricostruirsi la casa, però ti dava dando il 70% del valore del costo della casa, il 30% a fondo perduto, il 70% a fondo perduto, però il 30% dovevi mettere tu. Ma se chi è rimasto vivo, a parte i 100.000 morti, chi è rimasto vivo aveva solo gli indumenti addosso pieni di polvere, quel 30% dove lo prendeva? Quindi poi sostanzialmente la picciotteria, addirittura sono venuti dei delinquenti italiani che erano a New York, che facevano parte della mano nera di New York, sono venuti in Calabria e hanno costituito delle banche ad usura per prestare quel 30%. Allora sì, in quel caso una legge sbagliata ha favorito l'andrangheta, l'ha arricchita, l'ha fatta diventare grassa. Ma finiamola con questo vittimismo, finiamola di pensare alle truffe della Comunità Europea, agli incidenti falsi per frodare le assicurazioni, a continuare con questa mentalità da assistenzialista. Ma alziamoci, uno scatto di orgoglio, lavoriamo, sporchiamoci le mani, lavoriamo la terra, facciamo qualcosa, ricominciamo, non stiamo solo sempre ad aspettare il sud, siamo svantaggiati, siamo fatti. Parole dure e vere quelle del dottore Gratteri, che devono scuotere tutte le nostre coscienze e farci capire cosa dobbiamo fare da domani. Però c'è anche una cosa che vorrei chiedere al dottor Nicaso riguardo a questa richiesta di riscatto, di voglia di ricostruire, di ripartire dall'economia, e sono dei dati che vengono riportati nel libro, nelle conclusioni, nelle fasi finali. Quelle sul traffico della droga e sulla capacità dell'andrangheta di fare affari con la droga. E questi dati ci dicono che i consumatori di droga negli ultimi anni sono aumentati esponenzialmente, soprattutto quelli nel consumo della cocaina, e che l'andrangheta è ormai egemone nel commercio nel mondo occidentale della cocaina. Se questi numeri, queste previsioni vengono rispettate, la previsione è che il potere dell'andrangheta aumenti e conseguenzialmente il potere economico degli altri diminuisca. Cosa si può fare per rompere questa spirale e veramente cercare di iniziare un riscatto? Perché da quello che si vede non si vede nessuna possibilità di invertire la rotta. Che pensa lei? Allora, io intanto penso che l'andrangheta oggi sia una delle mafie più ricche grazie anche a Cosa Nostra, che ad un certo punto si è messa a fare la guerra contro lo Stato e quindi ha costretto lo Stato, soprattutto nelle sue articolazioni politiche, ad intervenire e quindi a combattere Cosa Nostra. Prima la logica era quella di affidare il compito di combattere le mafie solo alle forze dell'ordine e alla magistratura, come se
il resto della società non dovesse in qualche modo contribuire alla lotta alle organizzazioni criminali. Quindi la 'Ndrangheta, grazie ai sequestri di persona, ha investito i soldi nel traffico di cocaina ed è diventata ricca, ricca non con una ricchezza distribuita, ma sono diventate ricche alcune famiglie, alcuni boss che oggi gestiscono un traffico enorme, un traffico quasi planetario, perché se noi dobbiamo pensare alla Calabria, dobbiamo pensare alla Calabria tirrenica, che è una mafia molto più stanziale perché è legata più al territorio, agli uliveti, quelli che c'erano, poi li hanno distrutti grazie all'idea di industrializzare la Calabria col quinto centro siderurgico, e quindi è più legata al territorio, mentre invece la 'Ndrangheta che è meno stanziale, che è riuscita ad affermarsi, è quella della Locride, della zona ionica, che è praticamente presente dappertutto, presente in Australia, presente in Canada, presente negli Stati Uniti, in Brasile, in Argentina, in Venezuela, in Colombia e poi in quasi tutti i paesi d'Europa. Quando io e Nicola Gratteri siamo andati a fare questo giro per il mondo a ricostruire l'oro della 'Ndrangheta, in ogni paese dove siamo stati c'erano purtroppo referenti della 'Ndrangheta con posizioni importanti, soprattutto nell'ambito del traffico internazionale di cocaina. Quando pensate al traffico di cocaina dovete pensare gente che riesce a trattare con produttori di cocaina in Bolivia, Perù e Colombia, perché questi sono i tre paesi dove è possibile coltivare la materia prima, che è la foglia di coca, e quindi capace di trasportare la coca dalla selva ai porti e quindi avere la possibilità di pagare o di pagare di meno quelle organizzazioni terroristiche che si finanziano o si finanziavano attraverso una sorta di pedaggio imposto per il passaggio della cocaina dalla selva colugiana, dalla foresta amazzonica al porto di partenza, avere qualcuno al porto di partenza incapace di far passare i container ed avere sempre qualcuno al posto del porto di destinazione capace appunto di eludere i controlli. Quindi è una macchina organizzativa perfetta sotto questo aspetto, con strategie sempre più innovative. Prima si dovevano costituire delle società per l'importazione di prodotti, adesso col rip on, rip off, che praticamente tolgono i sigilli in un container che trasporta materiale non deperibile, ci inseriscono borsoni a insaputa del proprietario del container, loro hanno persone nei vari porti e quindi riescono a passare quantitativi enormi di cocaina, si fa abbastanza ma non si riesce a sequestrare più del 10-15%, quindi quello che entra nel mercato poi genera una ricchezza enorme. Ecco, in quest'ottica noi dobbiamo pensare ad una mafia che ha grosse ricchezze e che le utilizza anche nell'ambito dell'investimento. Abbiamo visto che per esempio il mattone costituisce una riserva di valori, quindi investono nell'immobiliare, riescono, come si diceva prima, ad aprire supermercati che non servono al territorio ma che consentono appunto di riciclare denaro, aprono ristoranti perché anche se non hanno clienti alla sera creano scontrini falsi e i soldi che non entrano dai clienti entrano grazie alla vendita di cocaina. Insomma, riescono in qualche modo ad organizzarsi. Ecco, quindi noi siamo di fronte ad una realtà che se fosse possibile quantificare
capiremmo benissimo che genera una certa ricchezza. L'ironia è che da qualche anno la ricchezza delle mafie è entrata nel calcolo del PIL, e questa è una cosa che non riusciamo veramente a concepire. Quindi quando si calcola il PIL di un paese come l'Italia, noi ci dobbiamo inserire anche il reddito generato dalla prostituzione, dalla droga, dal contrabbando, e grazie a questo PIL noi diventiamo virtuosi o meno virtuosi, tenendo conto anche di questo valore aggiunto di cui faremmo chiaramente a meno. Ma al di là di queste anomalie che si colgono, quello che più sconcerta riguarda la volontà politica di combattere questo fenomeno. Noi abbiamo visto che questo fenomeno ha radici antiche, radici che possiamo identificare e individuare nella prima metà dell'Ottocento, e noi questo fenomeno ce lo siamo portati avanti nel tempo. Prima l'abbiamo sottovalutato, poi abbiamo detto che è un problema dei siciliani, perché i siciliani sono geneticamente tarati, poi l'abbiamo attribuito ai calabresi, perché siccome sono vicini, li separa solo lo stretto, hanno la stessa mentalità, e quindi abbiamo attribuito al sud problemi che invece erano di natura diversa, ma questo problema non ce lo siamo mai posti e non l'abbiamo mai combattuto. Abbiamo detto che il problema lo devono risolvere le forze dell'ordine, la magistratura, ma non abbiamo mai dato le risorse adeguate alle forze dell'ordine e alla magistratura per combattere questo fenomeno. Abbiamo sottovalutato l'aspetto culturale, la mentalità che era da combattere, che poi è quella che veramente riesce ad essere determinante nell'affermazione di un fenomeno. Quindi non ci siamo preoccupati di tutte queste cose, l'abbiamo considerato sempre un problema di ordine pubblico e non abbiamo mai fatto niente per combatterlo. Ora, cosa si potrebbe fare? Si potrebbero fare tante cose, ma soprattutto si potrebbe capire che questo è un problema concreto, un problema che non possiamo portarci avanti, e quindi dovrebbe essere prioritario nelle scelte di governo. Ci dovrebbe essere la volontà politica di tutte le forze politiche, non ci può essere una discriminante, dire un problema di sinistra, un problema di destra, un problema di centro. No, dovremmo tutti quanti dire: noi dobbiamo concentrare le nostre forze per eliminare questa realtà criminale che penalizza come una zavorra questo paese. E dovremmo farlo con una volontà politica concreta. Quando a Nicola Grattieri hanno chiesto di fare il ministro della giustizia, poi come sapete è stato messo un veto perché è stato definito un magistrato troppo caratterizzato, forse troppo onesto, troppo convinto e con le idee chiare. E poi gli hanno chiesto di guidare una commissione per elaborare delle riforme. Siccome noi ci conosciamo da una vita, siamo cresciuti assieme, conosco la generosità di Nicola, e lui, senza pretendere neanche una lira, ha messo in piedi una commissione e in pochissimo tempo ha detto: queste sono le cose che bisogna fare per poter cominciare a pensare in modo razionale ad una lotta contro la mafia. Perché ha detto questo Nicola Gratteri? Perché se voi ci fate caso, la lotta alla mafia è in Italia è sempre stata caratterizzata dall'emergenza. C'è stata la strage di Ciaculli e hanno fatto la commissione parlamentare che nessuno voleva. Perché dobbiamo fare una commissione parlamentare se la mafia è un problema dei siciliani, dicevano al nord. Poi hanno ammazzato Pio La Torre e Carlo Alberto Dalla Chiesa, 416 bis che nessuno voleva. Hanno ammazzato Falcone e Borsellino, legislazione premiale. E tante altre cose che sono subentrate. Sì, noi abbiamo sempre bisogno di martiri, di perdere uomini importanti dello Stato per poter costringere e convincere il Parlamento ad agire. L'idea era quella di dire: non partiamo dall'emergenza, non aspettiamo che ci sia un altro morto, sediamoci attorno ad un tavolo,
discutiamo in modo razionale, in modo freddo, asettico, cosa bisogna fare per cominciare a fare questa lotta. È stata fatta questa commissione, sono state fatte queste domande, sono a disposizione di tutti, dalla destra alla sinistra, 5 stelle, 7 stelle, 27 stelle, destra, sinistra, tutti. Non è stato fatto niente, non è stato fatto niente, nonostante quella commissione avesse avuto il merito di dire queste sono le cose che bisogna fare per cominciare a fare una lotta seria. Allora vedete, il problema è questo. C'è stato una volta uno, non so di quale partito, era un ministro che diceva ma noi ci siamo abituati a convivere con la mafia, eppure l'hanno criticato, indipendentemente dalla sua sì, Lunardo, ma non mi interessa perché io vivo all'estero da 30 anni, quindi no, sono extracomunitario. Il discorso è questo, indipendentemente da chi è stato, vedete, quella battuta, anche di cattivo gusto, è la verità, non ha detto una stupidaggine, perché noi con la mafia ci vogliamo convivere, perché se poi andate ad analizzare questi personaggi che dicono di essere mafiosi, se voi li guardate, no, e li squadrate, fanno pure ridere, perché sono personaggi insignificanti, che è proprio la nostra paura che li ha fatti diventare importanti, e sono le persone importanti che li hanno legittimati, perché presi singolarmente uno accanto all'altro sono veramente dei poveracci. E noi ci stiamo facendo condizionare da sta gente che viene continuamente legittimata. E scusatemi, volevo concludere dicendo questo. Quando io e Nicola abbiamo deciso di scrivere dei libri, una delle prime cose che abbiamo avuto chiaro in mente di fare è stato quello di demitizzare il ruolo dei mafiosi. Vedete, i mafiosi bisogna decostruire il mito della mafia, il mito dell'onorata società, tutte queste barzellette che ci hanno raccontato. La mafia non è mai stata un'onorata società, perché ha sempre ammazzato le donne e i bambini, ha sempre stata dalla parte dei forti contro i deboli, mai dei deboli contro i forti. Sono fenomeni di classe dirigente le mafie, e noi dobbiamo tenerne conto di questo aspetto, ed ecco perché è importante non solo la repressione, ma è importante anche la lotta culturale per combattere la mentalità mafiosa, per combattere la cultura mafiosa. Ecco perché è importante la scuola, è importante le famiglie, ma non la scuola come abbiamo noi, la scuola seria, dove ci sono insegnanti pagati, ambienti dove bisognerebbe investire, perché sono queste le cose più importanti nella società: la scuola, la famiglia, le forze dell'ordine, la convivenza, la comunità. Sono questi gli antidoti per combattere il fenomeno criminale. Purtroppo non riusciamo a farlo, perché con le mafie vogliamo convivere. Grazie professore, mi ha dato lo spunto per la domanda che volevo fare al dottore Gratteri, su cui ho appuntato alcune parole chiave, che era una di quelle che ha detto lei, ossia l'emergenza, che lo Stato agisce sempre per emergenza, non solo nella lotta alla criminalità organizzata, abbiamo visto, ma in tutti i settori più importanti del Paese. E superata l'emergenza si ritorna al quieto vivere, come l'ho definito nel libro, della quotidianità, del tutto va bene, non c'è, non si vede, e via dicendo. Ovviamente è nostra curiosità sapere come lei pensa che si possa interrompere questa spirale di inefficienza, e partendo dall'attualità, se lei ritiene che i recenti provvedimenti che ci sono nell'agenda di governo, il DDL sicurezza, la modifica della prescrizione, vadano nella direzione giusta, o se ci siano delle cose prioritarie da fare prima di quello che si sta facendo. Grazie. Ma penso che siamo nel 2018 e ancora si parla di prescrizione, di amnistia, di indulto, di sanatorie, e sono termini antichi, sono termini che ciclicamente sentiamo ogni 3-4 anni, quindi non sto sentendo niente di nuovo. Non sto sentendo in lontananza
l'odore, il profumo della rivoluzione. Non sto sentendo, non sto vedendo nulla, perché se noi pensiamo che l'approccio alla riforma della giustizia sia partire dalla prescrizione, e non andiamo da nessuna parte. Cioè, un legislatore serio, un legislatore che abbia una visione della nazione, e deve porsi altre domande, non preoccuparsi poi a valle, deve chiedersi non se la prescrizione decorre con l'avviso fine indagini, con la richiesta di rinvio a giudizio, col decreto di dispone giudizio, con la sentenza di primo grado. Uno Stato serio si deve domandare per quale motivo il fascicolo rimane fermo nell'armadio del pubblico ministero 5 anni, per quale motivo rimane fermo 4 anni nell'armadio del giudice e poi in corte d'appello e poi in Cassazione. Questo è l'approccio. Io sono allenato da sempre a ragionare non sull'effetto ma sulla causa. Questa specie di toppa che è peggio del buco della prescrizione, quindi il problema a valle, io non ragiono, io non accetto di discutere, io mi sono sempre rifiutato, io non manco nemmeno rispondo su dov'è l'opportunità di far decorrere i tempi della prescrizione, dove ripartire. No, io discuto a monte se vuoi ragionare con me e io ti dimostro come è possibile far funzionare il processo penale, perché tutti vogliono la riforma, tutti vogliono la riforma ipocritamente, tutti i centri di potere, tutte le parti. Lo vuole la magistratura, lo vuole l'avvocatura, le camere penali, le associazioni antimafia, tutti vogliono la riforma della giustizia. Però poi quando io dico, o quando la mia commissione ha fatto un articolato di legge, non una relazione sulla mafia, era un articolato di legge, che bisognava solo avere il coraggio, la volontà e la libertà di portarlo in Parlamento. Ora vediamo chi lo vota, vediamo ognuno da che parte sta. E io cosa ho fatto? Ho detto ai componenti della commissione che io ho scelto, gli ho detto guardate, proviamo, perché io ho posto 2 condizioni. Uno, la commissione non doveva prendere un euro, doveva essere a titolo gratuito, ci siamo pagati pure i viaggi. 2, dovevo scegliere io i componenti della commissione. Ma io ho detto, dobbiamo fare 2 cose la commissione, dobbiamo tenere sempre presente la Costituzione, non dobbiamo mai abbassare di 1 millimetro il livello di garanzia dell'indagato o dell'imputato, dobbiamo non rendere non conveniente delinquere, dobbiamo modificare l'ovvio, cioè facciamo le modifiche ovvie, banali, quelle che ogni giorno in udienza ci impediscono di celebrare un processo. Poi, se queste riforme andranno a buon fine, chiederemo una proroga, andremo più in profondità, faremo le modifiche serie, quelle dove veramente tremano i polsi e le vene, dove veramente diventa non conveniente delinquere, ma intanto creiamo un sistema tale che si celebrino i processi nel contraddittorio delle parti. E come? Qual è la parola chiave per far funzionare il processo? È l'informatica. Applicare l'informatica al processo penale. L'informatica abbatte i tempi del processo, i costi del processo, il potere discrezionale dell'uomo, quindi l'abuso. Facciamo un esempio. E un solo articolo è passato. E ora ci hanno pensato bene a metterlo, per non farlo entrare in vigore subito, l'hanno messo nelle 1000 proroghe. Ve lo racconto.
perché io abbiamo fatto modifiche dove la massaia di Voghera che avrebbe fatto la massaia di Voghera. Allora, c'è un detenuto è atto al mezzo. Bisogna celebrare il processo a Messina. Cosa succede? Succede che il detenuto parte da Tolmezzo con 5 uomini, un furgone blindato, arriva all'aeroporto di Venezia o di Verona, poi sale sull'aereo con 5 uomini, atterra a Catania o atterra a Reggio Calabria l'aereo, poi un altro furgone con 5 uomini lo portano al carcere di Messina, la mattina dopo un'altra scorta lo porta in tribunale. Noi invece abbiamo fatto una riforma, abbiamo detto che tutti i detenuti alta sicurezza devono stare in carcere a Tolmezzo e se li dobbiamo sentire, sia che li sentiamo come indagati, come imputati, come testimoni in reato connesso, anche se si devono separare con la moglie, il detenuto sta a Tolmezzo e la moglie sta al tribunale di Messina e si separa in videoconferenza. In questo modo, cosa accade? In questo modo, qual è il risparmio? Il risparmio è, e voi pensate che ogni mattina, ci sono in Italia 44.000 uomini della polizia penitenziaria, ogni mattina 10.000 di questi vengono utilizzati per fare traduzione e trasferimenti, quindi anziché fare trattamento nel carcere fanno i tassisti. Poi il pericolo di evasione, poi il pericolo che quando il detenuto è in udienza del tribunale, mentre il pubblico ministero è al bar che si beve il caffè e il tribunale in camera di consiglio, il detenuto può mandare messaggi di morte all'esterno, può mandare richieste di tangente. Il risparmio economico è di 70 milioni di euro l'anno. Voi immaginate con 70 milioni di euro l'anno quanti assistenti giudiziari, cancellieri, uomini della polizia penitenziaria possiamo assumere. Questo è un solo articolo. E poi avevamo un altro, vi racconto un altro solo e poi mi fermo. Questo è un collegio. Lui viene trasferito a Torino. Abbiamo già sentito 40 testimoni per i processi non di mafia. Quando il magistrato che prende il suo posto, di lui trasferito a Torino, dovremo sentire nuovamente 40 testimoni. Nel frattempo molti di questi sono stati trasferiti, ufficiali di PG. Quindi gli dobbiamo pagare l'aereo, il ristorante, l'albergo, 2 giorni di lavoro persi. Io avevo detto, noi avevamo scritto un articolato di legge, non una relazione, non un romanzo. Avevamo scritto le deposizioni di testi devono essere videoregistrate con una bella telecamera ad alta risoluzione dove si vede se il testo diventa rosso, se suda, se si agita, lo riprendiamo in 3D. Dopodiché la videoripresa fa parte del fascicolo del dibattimento. Il magistrato che prende il posto di Nicaso trasferito andrà a vedersi la videoregistrazione. Se deve fare domande nuove, inedite, il test torna, altrimenti il processo va avanti. Questo è il motivo principale per cui i reati si prescrivono, perché nei processi ordinari i processi si celebrano 3 volte. 3 volte. E quando un detenuto e quando un imputato sa che è colpevole, o meglio, sa che nelle carte del processo c'è la prova della sua colpevolezza, l'arte qual è? L'arte è quello di non celebrare il processo. E quindi poi possiamo nei convegni, nelle conferenze, fare tutti i più grandi interventi, dotti, colti, citiamo Calamandrei, citiamo tutti quello che volete, ma poi al quaglio il cliente non vuole che il processo si celebri. E quindi l'arte sarà quella di non celebrare il processo, di fare di tutto perché il processo non si celebri. E i certificati medici per coliche renale fioccano. Poi parliamo, andiamo ai convegni e parliamo di filosofia, parliamo di diritti, di principi, di valori, partiamo dai classici greci fino ad arrivare al minimalismo, a tutto quello che vogliamo. Però non si deve celebrare il processo.
perché la sacralità del processo. Questo succede. Grazie, grazie dottore. Volevo fare un'ultima domanda a entrambi gli autori, che va un po' al di là del libro. Una al professore Nicaso, sia perché è professore sia perché ha chiuso l'intervento di prima in un modo ben preciso, sulle scuole, la cultura. Volevo che mandasse un messaggio ai ragazzi che sono presenti, ci sono anche rappresentanti degli studenti delle nostre scuole, su quello che loro possono e anche devono fare per dare il loro contributo a questa battaglia. Intanto non devono chiedere cosa fare, ma devono fare. Devono fare qualcosa per la comunità, devono sentirsi parte della comunità. Quindi volontariato, qualsiasi cosa purché si faccia e si contribuisca al bene comune, perché questo è una delle condizioni importanti nella lotta contro le mafie, quello di contribuire alla costruzione del bene comune, che è un bene di tutti e di ciascuno. E quindi partecipare, impegnarsi, informarsi, la conoscenza è un'arma fondamentale, importante nella lotta contro le mafie, e quindi dobbiamo pensare e ricordare, perché per combattere questi fenomeni c'è bisogno del contributo di tutti e non soltanto delle forze dell'ordine e della magistratura. Devono crescere con l'idea che la legge è al di sopra di tutti, ma c'è qualcosa che deve essere all'interno di ciascuno di noi, e quella è l'etica, la morale. Devono crescere con la convinzione di non chiedere, di studiare, perché l'istruzione, lo studio è l'unica condizione con cui è possibile affrancarsi, no? Quelli come noi che non appartenevano a nessuno hanno dovuto seguire un percorso che è stato un percorso difficile, di sofferenze, anche di distacchi, però sempre con l'idea di non dover dipendere da nessuno, dipendere solo dalle proprie forze, perché si possono fare sacrifici, è possibile impiegare più tempo a raggiungere un obiettivo, però l'obiettivo quando si raggiunge grazie al sacrificio, perché solo i sacrifici rendono liberi, allora tutto diventa più facile, tutto diventa più bello. E io quindi ai giovani dico: ricordate che solo i sacrifici rendono liberi, e il sacrificio passa attraverso lo studio, passa attraverso il rispetto delle regole, e passa attraverso il rispetto della famiglia, passa attraverso il rispetto di una società che deve avere valori condivisi. E ricordiamoci che nella lotta contro le mafie la cosa più importante è quella di contribuire alla costruzione del bene comune, perché le mafie sono clani che quindi hanno interessi, tendono a distruggere, tendono ad accorpare anche quando costruiscono qualcosa sul territorio, e quindi creano quella retorica, le mafie creano lavoro. Ricordatevi sempre che il lavoro delle mafie non è mai aggiuntivo, è sempre sostitutivo, perché nel momento in cui fanno qualcosa lo fanno sempre a danno delle persone oneste, perché danno ruvide spallate a chi onestamente cerca di fare qualcosa in concorrenza o in competizione con loro. Quindi noi dovremmo ricordarci queste cose e dovremmo capire che è possibile fare tanto per combattere, no? Le mafie, ma soprattutto la partecipazione, l'informazione, il creare il senso della comunità. Quando si è uniti e non si è soli, il futuro si vede meglio. Grazie professore. Prima dell'ultima domanda al dottore Gratteri, volevo ricordare che all'ingresso c'è un banchetto curato dalla libreria Gutenberg, in cui potrete acquistare il libro. Gli autori alla fine dell'incontro si fermeranno per firmare, autografare le copie. Al dottore Gratteri volevo fare questa domanda.
che mi è sorta sentendo una sua frase di qualche giorno fa, in cui diceva: non mi va bene quella frase che si usa quando si è in difficoltà, i giudici devono parlare con le sentenze. Sì, sì, così ci hanno detto. La gente deve conoscere anche la nostra versione. Al di là del libro dell''Ndrangheta, di questa storia particolare, a noi qui a Barcellona, nel nostro territorio, che è un territorio anche difficile, quale versione ci dà? Che suggerimento ci dà? Che possiamo fare per migliorare la nostra realtà? Grazie. Allora io ho detto quella frase. Sì, ho detto che il potere vuole un magistrato ingessato, bello, tranquillo, che scrive la sentenza, fa le indagini, poi si fa la passeggiata sul corso, si iscrive in un club della cittadina, poi viene invitato e deve accettare il giro in barca perché il potente di turno si è comprata la barca nuova, poi bisogna andare a partecipare alle feste, eccetera, eccetera. Però non deve parlare di, non deve intervenire, non deve fare invasione di campo, non deve intervenire sugli indirizzi giurisprudenziali o di riforme normative o di nulla, perché il giudice deve parlare solo con le sentenze. Bella comodità. Io penso invece che un magistrato, oltre a fare bene il proprio dovere, oltre a non accettare cose apparentemente gratis, ma che servono solo ad avviluppare, che servono solo poi a legare il magistrato, deve anche andare oltre. Non basta solo scrivere le sentenze o fare indagini. Ognuno di noi dobbiamo andare oltre quello che è la nostra funzione. Non basta fare bene il proprio dovere, fare bene il proprio lavoro, non basta pagare le tasse, non basta stare attenti a non attraversare a piedi il semaforo o fuori dalle strisce, non è questo. Questo non è sufficiente, dobbiamo andare oltre, dobbiamo impegnarci di più, sporcarci le mani, impegnarci a entrare nel sociale, aiutare chi ha bisogno. Io dico spesso ai ragazzi: andate negli ospedali geriatrici, dove ci sono i vecchi abbandonati dai figli. A me quando piange una donna, quando piange un bambino, non dispiace, o dispiace poco. A me dispiace, ma tantissimo, vedere un vecchio piangere. Quando piange un vecchio è alla fine della sua vita. Piange, gli sta capendo, ha la percezione terribile del fallimento della sua vita, della solitudine, dell'aver sbagliato il rapporto con i figli, e non ha tempo per recuperare, perché gli mancano pochi anni davanti. È terribile. E allora dico ai ragazzi: andate lì davanti al letto di un vecchio, un quarto d'ora, 20 minuti. Non è un atto di generosità o solo un atto di generosità, ma è un modo che serve per fortificarvi, per rafforzarvi. È un modo per crescere. E poi, cosa dire ai giovani, cosa dire ai ragazzi? Io, ad esempio, fino a poco tempo fa, quando insegnavo a Reggio Calabria, ora non te l'ho detto, ma l'ho lasciato, sono riuscito a sganciarmi, perché non ce la facevo più e perché stavo trascurando tante altre cose, ma con dispiacere e con dolore. Io dicevo ai ragazzi questo: quando voi a settembre, a maggio, giugno, luglio andate a fare esami,
e oltre il 18-20 non andate, lasciate subito l'università. Non state lì all'università, laurearsi con 4-5 anni di ritardo, laurearsi con la media del 24, del 22, 23 non serve a niente. Siete già fuori mercato, quella laurea sarà la vostra tomba. Passerete anni della vostra vita a vivere da depressi. Pensate subito a cambiare facoltà oppure a trovarvi un lavoro. Vi dico spesso, sicuramente vostro nonno avrà lasciato un pezzo di terra a vostro padre. E dice allora il giudice, che mi dici tu, vai in zappa? No, non ti dico di andare a zappare, ti dico di coltivare in modo intelligente la terra, ad esempio costruendo una serra e piantando primizie, dove è possibile vivere riccosamente. Che gli ho detto, sai, io sono esperto di terra, sono esperto di agricoltura, io sono un infiltrato in magistratura, ma in agricoltura sono molto bravo. Qui ti posso aiutare, ti posso consigliare, ma non, la facoltà di giurisprudenza non fa per te, non è cosa per te. Perché vi faccio un esempio. Un anno e mezzo fa è stato fatto un concorso al Ministero della Giustizia per assistenti giudiziari. 15 anni fa bastava la terza media per fare questo concorso. Pensate che il posto per 850 assistenti giudiziari, perché la prima tranche sono stati assunti 850, tutti quelli che lo hanno superato, il voto minimo era 110, gli altri non ce l'hanno fatta. E quindi questo è il livello di difficoltà, questo è il target. E quindi non perdete tempo. Purtroppo molte università o le università mediamente barano, perché oggi le università ricevono soldi in base al numero degli iscritti. Quindi il 30 di oggi è il 27 di 15 anni fa. E allora si tende a mandare avanti i somari. E gente che poi si convince, si autoconvince che è preparata, che è capace, che può fare qualsiasi cosa. E allora poi vediamo ad esempio anche nelle aule giudiziarie gente che non è in grado di parlare lingua italiana, che non sa scrivere. Questo è un altro dramma della scuola italiana, cioè il fatto che i ragazzi, anche intelligenti, non sono in grado di scrivere in lingua italiana. Ma questo succede anche a gente che supera i concorsi in magistratura. Io quando portano dei colleghi gli correggo le cose, dice, ma tu sei fissato con le virgole. Ma non sono fissato con le virgole, non è una fissazione, è un'esigenza. Ma tu hai scritto quattro righe e non c'è una virgola, non c'è un punto. E il dramma qual è? Il dramma è che ci sono e insegnanti di italiano ignoranti che non conoscono lingua italiana. Il dramma è insegnanti di matematica che conoscono matematica. E voi immaginate, e questi rovinano generazioni intere. E allora vedete quanto c'è da fare in Italia: la riforma della scuola, la riforma dell'università. Ma per fare queste cose e ci vogliono persone in grado di fare progetti di lungo periodo, di medio periodo. Qui non si fanno progetti, qui si pensa a cosa accadrà domani e si cambiano le idee, le opinioni e le affermazioni su questo microfono ogni due ore, e questo è preoccupante. Però noi non dobbiamo abbatterci, non dobbiamo pensare che il mondo finisce qui o che non c'è via di scampo. Io dico, intanto facciamo bene il nostro lavoro, intanto impegniamoci, andiamo oltre, diamo di più, è possibile dare di più, è possibile fare di più. C'è la possibilità di cambiare, c'è la possibilità di un mondo migliore. E poi dico ai ragazzi, studiate, se siete veramente preparati ce la potete fare.
Perché spesso sento dei ragazzi, dei giovani, dicono: ah, ma tutti i concorsi sono truccati, se non hai la raccomandazione non ce la fai. Non è vero. Sono alibi per chi non studia. Le raccomandazioni esistono dappertutto e in tutto. Esistono le raccomandazioni. Però vi assicuro, la storia mi insegna, la storia ci insegna che il 20, il 30% dei posti sono per i figli di nessuno. Ieri sera abbiamo presentato il libro a Reggio, è venuta una ragazzina a trovarmi, a stento la conoscevo, gli ho detto: questa l'ho vista da qualche parte, però non mi ricordo dove. È venuta tutta contenta a dirmi che era diventata capotreno, cioè si è laureata con me l'anno scorso a 110 e lode, e oggi è capotreno. Tra due mesi il figlio di un ferroviere di Reggio Calabria, fratello, erano tre figli in famiglia, tre figli, mamma casalinga, monoreddito, si è laureato con me con una bellissima tesi sulle intercettazioni telefoniche, 110 e lode pure su questo ragazzo. E quando è venuto a trovarmi mi ha detto: professore, cosa mi consigliate, eccetera. Io sentivo che questo, studiando, perfezionando, allenandosi a scrivere, poteva tranquillamente fare i concorsi di magistratura. Non gliel'ho detto perché sapevo le condizioni economiche e mi dispiaceva umiliarlo. Allora io ho detto: guarda, fai una cosa, tu hai tatuaggi addosso? Mi ha detto: no, non ho tatuaggi. E mi guarda e dice: perché mi domandi tatuaggi? E io ho detto: fai il concorso per commissario di polizia. Dice: difficile. No, fallo che ce la farai. Non so, erano 80 posti, migliaia di domande, è arrivato 30esimo. Io non l'ho segnalato, non l'ho raccomandato, credete, all'orale lo potevo raccomandare. Non ho mosso un dito. Si è laureato, ha superato il concorso, ora tra due mesi diventerà commissario, da un anno e mezzo che viene pagato 1.800 euro, con vitto e alloggio gratis, quando finirà il corso con lo straordinario guadagnerà 2.500 euro, comanderà un piccolo commissariato, una sezione, una squadra, di una questura. E allora ci sono i posti per i figli di nessuno, basta studiare. Certo, se voi pensate di studiare col telefonino sul tavolo non andiamo da nessuna parte. Il telefonino lo dovete dare alla mamma, e il telefonino prima delle 8 di sera non si tocca. Se chiama l'amico o l'amica a casa, la mamma deve dire: non c'è, è uscito. Prima delle 8 non si ricevono telefonate. Solo in questo modo ce la potete fare. Si esce una sera a settimana, se no non si va da nessuna parte. Solo in questo, e in questo modo vi assicuro che ce la farete. Ah? Lo so, perché se mi è uscito un figlio malo, perché, malamente. Grazie. Ringraziamo il professore Nicaso e il dottore Gratteri, ringraziamo tutti voi per la presenza e siamo sicuri che usciremo più ricchi da qua. Grazie a tutti. Ah sì, scusate un attimo, ricordo solo una cosa, che il Movimento Città Aperta giorno 30 novembre e 1 dicembre organizzerà due eventi in memoria di Rita Borsellino e per rilanciare delle proposte per la nostra città al Parco Urbano. Vi aspettiamo, grazie.